bel traffico. Lo so. No, pensavo che no. Vedere. No. Vabbè, allora lo Cremona. Ah. No, di solito lo mettiamo. Sì, mio nipote gioca a tennis. Ah. Vuoi giocare per essere il numero? Ah, ce l'ha, aspetti che le faccio una cosa. Faceva già il capitano là, dopo è andato a Milano e gioca bene, è difensore, ma è difensore, il mio nipote è il numero 5, è difensore, sì. Aspetti che però faccio una foto se riesco, difensore, eccolo là che sta giocando con il pallone. Pure di là verso la porta che ha fatto la testa, quello là. Ok. Ah, in diretta. L'ha sponsorizzato. Ah, ecco, l'ha sponsorizzato bene. Solo che mi serviva però il telefono scarico, fare una fotografia. Però non riesco a trovare dov'è sta macchina fotografica qua. E niente, metto la, se mai vengo più di dopo, grazie, a carico. Certo il telefono, no? No, adesso no, perché ce l'ho scarico, volevo fare una foto, la scarico, volevo fare sì, dopo finito dopo, il tempo gliela faccio, sì. Grazie, va bene, grazie. No, non lo so. Però c'è solo una partita oggi. Sì, bravo. È la seconda che dà un po' noia, giusto con le batterie. No, ma sai quante batterie? Qua. Una dura 300 minuti. Quindi una dovresti fare due battute. Però io non hai fatto. Ma è diminuisce. Esatto. Allora io non l'ho controllata perché andavo sul sicuro e poi alla fine. Domani cosa andiamo? Domani vado a Bologna. A vedere l'Under 15. Sì, Bologna Udinese, sì. E poi vado, dovrei riuscire ad andare a Sassuolo, vedere Sassuolo Sampdoria di Under 17 che giocano alle 4 e mezza. San Michele. Sì. Tu cosa fai domani? Domani faccio Parma Under 17. Basta, ok. Perché si gioca contro Fiorentina. E allora sono. Ci sono degli strascichi per i derby. Sì, già,
domenica, poi gli strascichi di mercoledì, cioè, tutto lo strascico. Continua tutta la settimana. Un paio di sabbia. Mandato, perché io neanche mi sono accorto. Mattia me l'ha mandato, dai, con Franco, dai, il nostro match analista. E gli ho detto,
vengono con passione. Oggi siamo colleghi per la gara, per la partita del campionato di Primavera 2 tra il Parma Calcio e il Venezia. Possiamo dare le informazioni. Il Parma giocherà con Magheria, numero 1, numero 2 Di Maggio, numero 3 Vecchi, numero 4 Daloia, numero 5 Sani, numero 6 Pisani, numero 7 Franzo, numero 8 Tardino, numero 9 Davinti, numero 10 Montipò, numero 11 Madonna, situazione dell'allenatore Catalano, numero 12 Corno, 13 Corno, 14 Caro, 16 Pelle, 17 Parigliasco, 18 Rocchi, 19 Togola, 20 Colli. Venezia gioca con il numero 1 Enzo, numero 2 Persi, numero 3 Mazzoletti, numero 4 Cavalli, numero 5 Tagliapietra, numero 6 Cattaldi, numero 7 Passo, numero 8 Marchesa, numero 9 Buso, numero 10 Soldati, numero 11 Pozzolo. A disposizione dell'allenatore Marangon, numero 12 Bonato, numero 13 Morello, numero 14 Vecchiato, numero 15 Simeone, numero 16 Ripanto, numero 17 Pimenta Flora, numero 18 Rossi, numero 19 Pasqua, numero 20 Pasqualato, numero 21 Imbarea, numero 22 Mali, numero 23 Zidane. Facendo un ottimo campionato, è terzo in classifica dietro Bologna e Spal, quindi oggi sarà un banco di prova impegnativo per i ragazzi di Catalano, perché Venezia, se vuole rimanere agganciato al treno che sta viaggiando più veloce degli altri, deve assolutamente conquistare punti, pareggio come minimo, ma sicuramente la vittoria contro il Parma deve dare una prova della sua forza proprio contro una squadra che sicuramente con la classifica dimostra di essere più forte, quindi sarà una partita, speriamo, bella, ricca di gol, e vinca il migliore, come si può dire. Venezia che ha battuto di sinistra sulla tre quarti di campo, quindi zona d'attacco per il Parma. Vediamo il numero 4 destro, il numero
numero 6 è un mancino, vediamo quale sarà. Vede che parte da molto lontano, Palma non è sulla linea dei difensori, ma c'è anche il vento che inganna un po' la traiettoria. Capire qual è la squadra che gioca a favore di vento e qual è la squadra che gioca a sfavore. Ricordiamo che il vento è un avversario più che gioca, per chi gioca a sfavore, ma non solo perché il pallone si ferma, ma anche perché si fa più fatica a correre. Invece chi gioca a favore di vento è sicuramente più avvantaggiato rispetto all'avversario, anche perché un pallone calciato in porta acquista velocità e quindi diventa sicuramente molto più pericoloso che se fosse in condizioni senza vento. E viceversa, chi tira in porta e a sfavore di vento il pallone si ferma e quindi rallenta. Dovrebbe, secondo me sta giocando il Parma a favore di vento, però è un vento che tira in trasversale, non... Adesso è il Venezia che sta cercando un giro palla nella sua area, che è pericolosissimo con giocare il pallone nella propria area, nella propria difesa, soprattutto per strisce orizzontali, quindi per vie orizzontali. Vede che il pallone rallenta, fa più fatica allora il Venezia in questo primo tempo. Di gioco, sono le prime schermaglie di questa partita. La partita è disturbata da un vento fastidioso, però che è a favore del Parma. Il Parma attacca dalla destra verso la sinistra della tribuna. Di tiro in porta del numero 9 del Venezia, che era su, praticamente sulla linea corta dell'area, la linea in verticale sul campo. Pallone che però viene
calciato fuori dallo specchio della porta. Adesso c'è uno scontro tra il portiere numero 11 del Venezia. Non c'è fallo perché il portiere è saltato. Era in corsa, non ha fermato la corsa, quindi è andato all'impatto col portiere. È difficile giocare col vento, adesso non riusciamo più a capire da che parte tira. Sembra che tira verso la tribuna, quindi c'è vento, taglia il campo però da sinistra, taglia il campo in orizzontale, quindi non in verticale, quindi per adesso secondo me nessuna delle due squadre è a favore di vento. Vento importantissimo e c'è subito il vantaggio del Venezia dopo 8 minuti, un pallone raso terra in area. Arriva anche, quindi cambia il risultato qua a Collecchio. Venezia in vantaggio sul Parma dopo 8 minuti di gioco. Venezia 1, Parma 0. Alla prima occasione, ma neanche, perché già colpito a freddo il Parma, dopo 8 minuti Venezia in vantaggio, non c'erano state fino adesso. Adesso c'è un intervento durissimo del numero 3, tocca duro il numero 9 del Parma, finisce a terra, ci sarà una punizione dalla sinistra, quasi sulla linea laterale della corsia di sinistra, all'altezza della rete del Venezia. Tagliata verso la porta sul palo più lontano alla destra, sul palo di destra dal punto di battuta, poi esce il portiere smanacciando il pallone, però in calcio d'angolo, calcio d'angolo per il Parma, stavolta batte un destro e palla gol clamorosa, arriva, non riesce la deviazione vincente sotto porta, si era
inserito bene su questo calcio d'angolo il numero 3 del Parma, che si vede proprio carambolare il pallone sul piede, non riesce neanche secondo me a calciarlo, gli cade, però sfuma questa palla gol, bastava toccarla che il pallone era, sarebbe finito inevitabilmente in porta. Invece ci è arrivato con poca coordinazione, era in corsa, non lì o ti butti in testa o ti butti con la testa in tuffo. Di pubblico sulla tribuna, è un vento che dà fastidio perché è un vento freddo, il Parma che è sotto di un gol, Venezia in vantaggio, 8 minuti di gioco, facile però per il Venezia perché si è trovato, adesso non voglio sbagliare il numero del giocatore, dovrebbe essere il numero 11, si è trovato un pallone, un calcio di rigore praticamente, ha piazzato il pallone sulla destra del portiere, adesso c'è un calcio d'angolo bloccato in presa sicura dal portiere del Venezia. Pallone che non riesce a allontanarsi da quella zona di campo lì, tra rimesse laterali, vedete, bisognerebbe cercare di far, di dare un po' di respiro alla manovra, invece si gioca su quel fazzoletto di campo lì e ci prova adesso il Venezia cambiando gioco tutto dall'altra parte, dalla sinistra, adesso torna a destra, il numero 2 che appoggia poi il pallone che si oltre la linea del fallo laterale, si riprenderà con una rimessa con le mani per il Parma. Prova sulla destra il Parma, però non tiene basso quel pallone qua, lo alza.
diventa difficile per il suo compagno arrivarci. Il pallone che è rimbalzato in area, poi è intervenuto dal difensore del Venezia, ha messo il pallone in calcio d'angolo sempre dalla destra, numero 7, sempre di destro, pallone quindi che tornerà verso, tocca corto, però gli viene restituito il pallone, lo mette dentro di sinistro, adesso è tutto solo. Numero 3 che ancora ha un buon pallone dentro l'area, stavolta di testa, ma la gioca male ancora, colpisce debolmente di testa verso la porta, non c'entra neanche la porta. Anche questo era un pallone che bisognava controllarlo, forse di petto, o se no appoggiarlo verso, appoggiarlo all'indietro, sempre di testa. Comunque sfuma anche questa giocata del Parma nell'area del Venezia. Vedete che il gioco è abbastanza confuso, non c'è, ci sono tanti tocchi. Adesso c'è una buona fondo del Parma sulla sinistra, pallone che taglia la porta, poi viene allontanato un po' a fatica dalla difesa del Parma, che insiste sempre sulla sinistra, ancora il numero 3 che cerca di mettere un pallone dal fondo verso adesso fischia un fallo l'arbitro. Era un Parma che con un'azione insistita aveva messo un po' in difficoltà la retroguardia della difesa del Venezia. Adesso c'è questo retto passaggio. Vedete che poi perdono il pallone in una, all'altezza della loro area i giocatori del Parma. Vedete che dare pallone all'indietro diventa rischioso e pericoloso, soprattutto quando poi si perde, quando è il portiere che deve iniziare a giocare con i piedi, come in questo caso. Sarebbe meglio evitare questi retropassaggi da centrocampo al portiere, che poi mettono in difficoltà un po' tutta la squadra, che era tutta salita, è dovuta poi ripiegare nella metà campo la squadra del Parma. Sono giocate queste che a me sinceramente non mi piacciono, però si riceve il pallone da fermi, come in questo caso, un lancio lungo e tu devi stare fermo sul posto e controllare la palla, che diventa anche difficile da controllare, favorisci l'avversario che è posizionato e ha tutto il tempo per cercare di... arrivare in un pallone con più, con scelta di tempo migliore del giocatore che deve ricevere il pallone, controllarlo. Posizione tiro, il giocatore del Parma ha preferito mettere un pallone, vedete
quando la squadra è sbilanciata tutta in avanti, poi diventa anche un rilancio dalla difesa, diventa una situazione pericolosa, perché sono pronti a scattare in avanti come con grande velocità i giocatori del Venezia. All'ottavo minuto del primo tempo. È la primavera, palla. Palla gol del Venezia. C'è una protesta per questo. Adesso c'è un fuorigioco degli attaccanti del Venezia. Preciso il tocco del centravanti del Venezia, che cercava un 1-2 con un suo compagno. Il Parma che trova spazio sulla destra, poi cerca di far viaggiare, trovare l'inserimento del numero 10 Montipò sulla sinistra, quindi gioca un pallone che taglia tutta l'area sull'altra parte, sull'altro lato del campo, però è un po' allungato dal vento la traiettoria.
traiettoria e si perde anche questa azione offensiva del Parma. Siamo ormai alle 25 minuti di gioco. Vedete come prende velocità la palla quando è spinta dal vento. Però giocare a favore di vento è un vantaggio, ma il Parma non sta sfruttando questo vantaggio. Perché il pallone si ferma, quindi bisognerebbe, vedete che si sferma il pallone, adesso sbaglia il passaggio, adesso gioca bene in area il Parma, cioè non riesce, però la conclusione importa, anche se aveva dialogato bene il giocatore del Parma davanti all'area del Venezia. Adesso c'è una buona incursione ancora sulla sinistra, lo vede la sovrapposizione, il numero 3 che mette un pallone però dentro l'area, ma non riesce a controllare l'attaccante del Parma questo pallone messo dalla sinistra. Adesso esce Venezia bene da una situazione che sembrava svantaggio, invece adesso c'è un calcio di rigore, viene atterrato in area Montipò, il numero 10, che si stava dirigendo verso l'arbitro, era a pochi passi, a pochi metri dall'azione, quindi dalla situazione che poi ha portato al fischio. Quindi siamo alla mezz'ora giusta di gioco del primo tempo. C'è un calcio di rigore per il Parma. Il numero 10 che ha subito il fallo e va lui stesso a calciare il rigore. Possibilità di pareggiare per il Parma, siamo alla mezz'ora giusta. Yeah.
arriva il pareggio 1-1, cambia ancora il risultato qua al Collecchio, il centro sportivo del Parma. Pareggia il Parma sul calcio di rigore, il numero 10 Montipò, tiro raso terra, non angolatissimo, ma il portiere si lancia dalla parte destra, il pallone che si infila in rete 1-1. Venezia subito pericolosissimo col numero 9 che scavalca il suo avversario con un delizioso pallonetto, poi si sposta il pallone sul piede sinistro e calcia, ma interviene in extremis alla disperata il difensore del Parma che riesce a murare la conclusione del numero 9 del Venezia, che con una bella giocata si era liberato del suo avversario, si era portato alla conclusione con il piede sinistro, calcia di sinistro, ma trova, ed è ancora il numero 9 pericolosamente che entra in area, stavolta e riparte subito il Parma. Adesso sale di intensità, sale di velocità la partita, proprio perché il pareggio ha un po' galvanizzato il Parma e il Venezia, che invece aveva tirato un po' i remi in barca, adesso deve giocando bene. Adesso il Parma riesce a tenere palla, poi si è liberato anche per il tiro, il numero 10 era molto distante dalla porta, tenta una conclusione che però finisce altissima, anche se forte, potente, però il Parma un po' caricato da questo pareggio. Adesso c'è una numero 5 Sane che commette fallo a centrocampo andando a frenare addosso il giocatore del Venezia. Minuti di gioco, 1-1 adesso il risultato, ma un Parma che si sta rinfrancando, sta prendendo coraggio, si sta esprimendo, diciamo, secondo le sue possibilità, dopo una partenza abbastanza indecisa, una partenza un po' sempre Venezia pericoloso, sempre il numero 9, sempre sulla destra, entra in area sempre su quella fascia lì, anche stavolta però la conclusione è debole da buona posizione,
calcia, ma fa buona guardia. Bagheria. Alla destra, pallone che finisce fuori, però in scivolata ha messo il pallone fuori, siamo quasi all'altezza della bandierina dell'angolo, poi quando cerca di mettere il pallone in aria, il giocatore del Venezia, il pallone era già finito fuori dalla linea di fondo, quindi c'è una rimessa con i piedi del portiere del Parma, siamo ormai al 37esimo minuto di gioco, sempre 1-1 il risultato. Parma adesso che sta giocando a viso aperto come si dovrebbe fare, non adesso controlla un buon pallone il numero 11, poi cerca di portarselo sulla destra, ma interviene il numero 5 del Parma e mette il pallone fuori, fallo laterale, sempre. Adesso c'è il numero 2 che è proprio dalla... mette un pallone quasi impossibile da calciare da quel punto di battuta lì, siamo all'altezza del calcio d'angolo, trova in area un suo compagno che rimette il pallone in mezzo all'area di testa. Era una giocata difficile del numero 2 mettere quel pallone lì dentro l'area, ci è riuscito. Però l'azione non è poi... non si è poi concretizzata. Adesso c'è una bella giocata che mette un po' di brivido dentro l'area del Parma. Riesce a uscire tra due giocatori, giocatore del Venezia, tra due difensori del Parma, e poi calcia in rete da posizione... po' defilata, però deve respingere ancora in tuffo il portiere del Parma. Siamo, adesso c'è un giocatore a terra del Parma, siamo al 39esimo, 1-1 risultato. Si riprende adesso a giocare con la rimessa con le mani del Venezia, siamo sempre sulla destra, il numero 11, e poi ancora un pallone un po'.
adesso la partita si accende anche agonisticamente, ci sono degli interventi al limite come questo, invece questo è fallo netto. Bravo Marti! Bravo! Adesso sulla tre quarti di campo del Venezia, il numero 6 che mette un pallone tagliato dentro l'area, poi rimette di testa il pallone il giocatore del Venezia, che mette un po' di brivido ancora dentro l'area del Parma. Questa infilata del numero 11 che ha cercato di inserirsi dentro l'area tagliando tutta la difesa del Venezia, poi però non riesce l'imbucata dell'11 che viene subito neutralizzato dalla difesa, ma si era portato in una zona pericolosa della di gioco. Adesso riparte. Due minuti alla fine del primo tempo, ci sarà un po' di recupero perché vedete sempre il passaggio indietro che c'è da adesso c'è il portiere che è uscito dalla sua area con i piedi, poi si è portato il pallone dentro per prenderlo con le mani, è stato caricato dal giocatore del Parma, si riparte ancora sulla sinistra, riconquista il pallone però il Parma a centrocampo che cerca subito di lanciarlo in avanti. Adesso anche qua il gioco, che il pallone che passa da una squadra all'altra senza continuità di passaggio praticamente. Siamo nel tempo di recupero, vedete che ci sono interventi. Un minuto adesso di recupero. Adesso viene richiamato anche il mister del Parma. E
e manda tutti negli spogliatoi per l'intervallo 1-1, il risultato del primo tempo. Il vantaggio all'ottavo del Venezia con il numero 11, poi il pareggio del Parma alla mezz'ora con Montipò su calcio di rigore. Under. Ah, sì, 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 sì.
No, ma io, ascolta, ma io con Carla sono autorizzato, io la posso fare senza nessuno. Sì, sì, no, no, anzi, mi manderanno loro, chiameranno loro. No, no, io posso. Quando è mercoledì? Thank you.
7, tra pochi minuti ricomincerà il secondo tempo. La partita Parma-Venezia, categoria Primavera 2. Qua al centro sportivo del Parma, Collecchio. 1-1 risultato. Passa in vantaggio il Venezia all'ottavo minuto del primo tempo. Pareggia il Parma sul calcio di rigore, il trentesimo. Il guardalinea, quindi sicuramente ci sarà nelle file del Venezia. Vediamo. Il numero 15 entra in campo, gli lascia il posto. Bisogna partire forti il secondo tempo. La partenza lanciata proprio per... Mi piace far notare questa cosa. Si fa nella fase di riscaldamento prepartita, si fa un riscaldamento molto lungo. Poi una volta finito il primo tempo si torna in campo, si esce dagli spogliatoi e si torna subito in campo e c'è una partenza lanciata. Secondo me c'è qualcosa che è una cosa che mi piace sottolineare, perché praticamente si esce dagli spogliatoi con i muscoli, forse saranno già caldi come si dice, ma sicuramente si esce dagli spogliatoi e si va subito in campo, quindi poi si incomincia a ritmi. E c'è il raddoppio del... No, l'arbitro non... Forse, io vado per ipotesi, ha visto sulla respinta del portiere, forse c'era il giocatore del Venezia, quello che poi ha messo il pallone in porta, ma è una mia ipotesi, io ho visto male e quindi non posso dare con certezza questo. Però l'arbitro ha annullato il gol. Dopo 2 minuti di gioco del secondo tempo c'è stato poi... Adesso c'è ancora il Venezia minaccioso in avanti, si allunga il pallone, spreca una palla gol, una ghiotta palla gol, si era inserito come un fulmine con una velocità impressionante dentro, ha tagliato come un burro la difesa, il giocatore della... La difesa del Parma, il giocatore del Venezia. Poi al momento di calciare si è toccato il pallone involontariamente, se l'è allungato e
e non è più riuscito a finalizzare questa pericolosissima occasione gol del Venezia. Ormai la partenza stavolta, Venezia che è tornato in campo con grande determinazione, grande pericolosità in questi primi minuti. Ha avuto due palle gol, un gol si può dire annullato, ma è stata una bella conclusione in porta. Adesso c'è un po' di nervosismo in campo, subisce fallo il numero 9, poi va un po' a rimbeccare l'avversario per il fallo, il brutto fallo che è stato commesso, perché è stato un intervento a piedi pari, scivolato, quindi... Però è chiaro che quando si torna sui suoi passi, si va verso l'avversario, si rischia anche di prendersi una ammonizione proprio per una, diciamo, per una reazione, anche se verbale. Adesso c'è una punizione, c'è stata una deviazione, anche a mio avviso è sembrato una deviazione in calcio d'angolo del difensore del Parma, ma anche qua sempre con beneficio di errore, perché mi è parso così a me, ma non ho, mi sembrava un calcio di punizione, calciato male, però aveva colpito, aveva toccato il piede di un difensore del Parma, pallone che si era finito in, secondo me, in calcio d'angolo. Adesso c'è un buon suggerimento sulla sinistra, sbaglia l'attaccante del Parma con, guarda che roba, sbaglia adesso anche il Venezia questi disimpegni difensivi, un po' di errori da una parte e dall'altra, errori di passaggi proprio. Parma in avanti adesso, proprio al limite dell'area viene fermato il numero 11. Adesso c'è un bellissimo gol del Parma, un'azione bellissima con un colpo di testa. Vedete l'esultanza l'esultanza proprio sotto di noi, sulla panchina del Parma. Ma è stata bellissima l'incornata vincente del numero 3, che all'inizio si è riscattato un po' quindi siamo al sesto minuto del secondo tempo, Parma in vantaggio. Ma è bella, è stata tutta bella l'azione, un cambio di gioco sulla destra. Calcio d'angolo adesso per il Venezia. Partita che si... sta piacevolmente cantando un po' anche la tribuna, anche perché questo gol è veramente bello. Ancora adesso un calcio d'angolo, sfiora di testa un difensore del Parma, ma allunga la traiettoria e allontana un po' il pallone. Vento freddo pungente che sta tagliando un po' la
ancora Venezia, pericolosissimo, un bel tocco di testa a servire il numero 9, a servire il numero 11 del Venezia, che senza pensarci due volte colpisce il pallone calciandolo verso la porta, pallone che finisce non di molto fuori dallo specchio della porta. Adesso il gioco è fermo, è interrotto per prestare soccorso al numero 10 del Venezia, che è stato colpito duro. Ci sono qualche scorrettezze di troppo, ci sono state nel primo tempo. Speriamo che la partita si mantenga nei binari dell'agonismo sportivo. Gioco falloso è sempre un gioco che non è bello da vedere, ma soprattutto neanche da... Adesso il Venezia che deve attaccare e scoprirsi, però l'atteggiamento di chiudersi nella propria metà campo è un atteggiamento, a mio avviso, controproducente, anche se si può ripartire e diventare pericoloso in contropiede. Non vedete questo? Adesso vedete che c'è una... uno scontro a centrocampo, finiscono a terra in due, rimangono a terra tutte e due, un giocatore del Venezia, un giocatore del Parma, probabilmente nel cadere è stato toccato il giocatore del Parma. Vedete che quando c'è del Parma, tutti e due i giocatori riprendono, quello del Parma no, perché deve uscire dal campo per poi rientrare in una fase successiva. Adesso dovrebbe essere
Venezia in avanti, era nell'area del Parma, poi c'è questo tiro. Che taglia, raso terra, tutta la porta, passa davanti. Adesso è il Venezia che sta attaccando, però sbaglia in fase conclusiva, nella fase di finalizzazione. Anche questa volta il numero 11 ha tentato un po' l'impossibile, calciare in quel modo lì verso la porta, dopo che il pallone, vedete che il Parma è un po' in difficoltà, non riesce a uscire dalla sua metà campo. Adesso c'è una spinta alle spalle, una spinta evidente, il giocatore del Venezia finisce a terra, l'arbitro però non ritiene. Deve fischiare, quindi lascia continuare il gioco. C'è qualche protesta da parte dei giocatori del Venezia, protesta che legittima proprio perché si è vista la spinta. Adesso c'è un cambio nelle file del Venezia, esce il numero 10, Zoppicanti, entra il numero 17, siamo al 61esimo minuto di gioco, 2-1 il risultato per il Parma. Dopo che il primo tempo era finito 1-1, adesso c'è un controllo non felice del numero 2 del Parma, che favorisce la ripartenza. De Venezia che poi viene fermata fallosamente. Sarà una punizione per il Venezia. Adesso è il Venezia che sta spingendo con grande intensità, chiede il cambio al Parma, proprio perché
inserisce un difensore, entra il numero 13, esce il numero 6. Cerca di rinforzare la difesa del mister del Parma. Adesso fischia con notevole ritardo questa offside l'arbitro. Adesso c'è il Venezia che sta provando in tutti i modi a mettere in difficoltà il Parma che è un po' sparito dopo il raddoppio. Gol del pareggio. Adesso c'è un inserimento del numero 9 che è a tu per tu col portiere, il calcio addosso, gol, palla gol incredibile, si libera sempre bene il numero 9 che semina tutta la difesa con uno scatto veramente impressionante, poi quando deve concludere, che forse era la cosa più facile da fare in questa situazione, con il portiere in uscita gli calcia addosso. Adesso ancora, vedete, stavolta è il numero 13 che deve salvarsi. Adesso c'è un'entrata, comunque la partita che si sta diventando sempre più interessante. Questa volta c'è stato il numero 13 che è riuscito in extremis a frenare. L'avevano preannunciato proprio, e la partita invece è ancora in una fase caldissima, siamo al
68esimo Venezia che vuole trovare la via del gol, la via del pari, la rete del pareggio. C'è andato vicinissimo in un paio di occasioni, però non è riuscito a finalizzare, delle palle gol incredibili. Metà strada tra il centrocampo e l'area, spostato un po' sulla sinistra, batte un mancino. Adesso c'è una, viene allontanato dalla panchina dirigente del Parma su richiamo del guardalinee e l'arbitro. Vedete che non si riesce a allontanare il pallone, poi tenta una conclusione da lunghissima distanza, un esterno sinistro a spiovere, a scendere verso la porta, ma troppo alto, non è... Adesso è il portiere del Parma che deve spazzare un pallone in fallo laterale per evitarsi complicazioni. Lì a volte è meglio. Adesso stava uscendo il numero 15, stava rientrando dal fuorigioco. Il numero 4 l'aveva servito anche bene, però preso controtempo, pallone che finisce fuori per la rimessa laterale del Parma. Ormai siamo al 71esimo minuto di gioco, ancora Parma schiacciato nella sua troppo. Oh, adesso c'è un'uscita coraggiosa sui piedi dell'attaccante del numero 1 del Parma, Bagheria, che si è proprio lanciato con molto coraggio a evitare un tiro che probabilmente, se il numero 11 ci fosse riuscito a colpire il pallone, avrebbe avuto secondo me scampo il portiere del Parma. Ma con grande tempismo e con grande coraggio si è lanciato sui piedi dell'attaccante del Venezia, evitando così una battuta a rete, una conclusione a rete che sarebbe stata letale. Ottimo l'intervento del portiere del Parma, che ha districato, ha sbrogliato una situazione davvero pericolosa. Ma un Parma che sta subendo al di là, sta subendo troppo questo forcing del Venezia alla ricerca del pari. Ma è... ormai è una partita che è a senso unico, gioca solo il Venezia e sta attaccando. Il Parma è tutto chiuso, coperto nella sua area, nella... Vedete che anche l'allenatore dice che devono, non devono
salire, devono salire, non devono stare. Pallone, adesso ce l'ha solo il Venezia. Adesso si prende la munizione, il numero 8 del Parma. Ancora un pallone da una palla da fermo. Calcio di punizione, pallone che andrà ancora a spiovere in area. Sono tutti punizioni che vanno. È incredibile, adesso il vento ha allungato un po' la traiettoria. Sembrava fin dalla tribuna che il pallone finisse in rete, invece è stato toccato proprio in calcio d'angolo, probabilmente dal portiere. Adesso un'altra mischia in area, c'è ancora un calcio d'angolo sulla, batte un mancino, pallone che rientrerà verso la porta. Siamo sulla destra della corsia d'attacco del Venezia. Pallone che rientra, calciato bene, vedete, sono quei palloni che anche se li sfiori e basta finiscono in rete, proprio perché la traiettoria è già insidiosa. Arriva al pari, siamo al 75esimo, il pareggio del Venezia 2-2, un bel calcio d'angolo battuto bene, c'è stata una deviazione vincente di testa, ma lì il pallone è stato solo sfiorato, proprio perché il calcio d'angolo era stato battuto con una parabola insidiosa. E ancora cambia il risultato, 2-2, partita ricca di emozioni. Il Parma stava subendo troppo e si era chiuso, e poi alla fine con questo atteggiamento qua si va a prendere anche il gol, come è stato. E adesso la partita si fa ancora più interessante, perché il Venezia sulle ali dell'entusiasmo è ancora avanti. Adesso vediamo la reazione del Parma, se avrà la forza di rispondere a questo pareggio della Venezia, o se sarà il Venezia che avrà la forza ancora di mettere KO il Parma, come adesso. È incredibile, ancora il numero 9 a tu per tu, e stavolta Zela, e un 1-2 micidiali del Venezia, che in 3 minuti ribaltano il risultato, dal 2-1 passano al 3-2. Anche stavolta però hanno lasciato troppo campo al numero 9, che già si era reso pericoloso, sempre con delle fughe solitarie verso la porta, come in questo caso. Stavolta non ha graziato però il portiere, ha aspettato l'uscita del portiere, e poi con un rasoterra, un tocco rasoterra non irresistibile, ma quel tanto che basta perché il pallone finisca in fondo alla rete. 3-2, quindi il risultato. Dai, raga! Dai, pallone, dai, no! Vedete, da l'avvocato! Adesso c'è stato un fallo col pallone lontano, probabilmente. Ma che comitata!
non si deve rovinare, anche perché giocare con uno in meno sarebbe un vantaggio grosso, grande. Mancano 11 minuti alla fine della partita. Parma, che aveva sicuramente non ha saputo contrastare in modo efficace la reazione, la grande dieci minuti alla fine, ci sarà il recupero, però il Parma adesso è sotto di un gol, 3-2 il risultato per il Venezia. C'è sempre molto freddo qua, riusciamo a fatica stare fermi, proprio perché il freddo è pungente, proprio adesso c'è una punizione, però senza tante pretese del Venezia, proprio per il calcio d'angolo adesso per il Venezia, che non ha più fretta di giocare, anche perché mancano 7 minuti scarsi alla fine della partita, poi ci sarà il recupero, adesso c'è un calcio d'angolo però sempre dalla sinistra, ancora un pallone pericolosissimo, è un gol incredibile, è un gol veramente da una posizione impossibile. Noi non siamo stati bravi neanche a seguire la traiettoria del pallone, un pallone incredibilmente messo in rete con un mancino
impossibile, quindi cambia ancora il risultato 4-2, ancora uno stesso schema da calcio d'angolo, un calcio d'angolo stavolta battuto più lungo, ma sempre in modo insidiosissimo dalla... adesso è pesante questo risultato per il Parma, che fino a 12 minuti fa conduceva per 2-1, poi il micidiale 1-2, e adesso il colpo del KO, perché ormai mancano 6 minuti alla fine e il Parma è sotto di 2 gol. Questo è un gol veramente incredibile, pallone messo dentro dalla linea di fondo, ma un pallone che era difficile anche andarlo che le due squadre si affronteranno anche nel torneo di Viareggio, probabilmente nello stesso girone avranno la possibilità di confrontarsi ancora, di cercare il Parma la rivincita, il Venezia invece, ma è incredibile, adesso un gol veramente, vedete la differenza, prima il gol del Venezia da posizione impossibile, adesso il gol mancato del Parma da posizione veramente che era più difficile non calciarla fuori o toccarla fuori quel pallone lì che toccarla dentro. Verso la porta in più occasioni. Veramente lo zampino in tutte le occasioni che si sono presentate un centravanti che fa della sua un po' un centravanti alla Inzaghi, che scatta sul filo del fuorigioco, ma scatta sempre in verticale e quindi si rende sempre pericoloso con delle... Due minuti scarsi alla fine, 4-2 per il Venezia. Mai.
zone alte della classifica, dietro il Bologna e la Spal, una squadra che un discorso a due, ma anche il Venezia, vedete, si propone al terzo posto. Sono passati, adesso siamo nel recupero. E finisce dopo 4 minuti di recupero.
con la vittoria per 4-2 del Venezia qua a Parma, una partita che nel secondo tempo il Parma l'aveva subito incanalata bene, si era portata in vantaggio, poi c'è stato un blackout di 3 minuti, un 1-2 micidiale, il Venezia si è portato su 3-2 e poi ha sferrato il colpo per il definitivo 4-2, tre punti pesantissimi per il Venezia che continua la sua corsa al vertice. C'è anche il presidente del Parma. Portiamo a casa la sconfitta. Chiudiamo qua il nostro collegamento. Ci ritroveremo domani per la partita Parma-Fiorentina alle 14:30, sempre su questo campo. Un arrivederci, un saluto a tutti da Franco di Calcio Social.